È passato il primo mese del Van de Globe 2020-2021, 8 novembre la partenza, 30 giorni di mare, apriamo questa quinta puntata di Solo, rendendo omaggio a Sua Maestà l'Oceano Indiano. Eccolo qua, in una giornata tutto sommato relativamente tranquilla, con il cielo con qualche sprazzo di sereno, la maestosità dell'Oceano Indiano, dove stanno navigando i primi, e proprio in questi giorni, al compimento del primo mese di navigazione, la testa della flotta, i primi 10 circa yacht in gara, hanno annunciato che i prossimi 3 o 4 giorni saranno i più duri dall'inizio della regata, perché è attesa una fortissima depressione che arriva da sud-ovest e sicuramente la flotta avrà il suo da fare per superarla. Ma queste immagini con cui iniziamo una puntata nella quale avremo 2 ospiti importanti, ancora tanti discorsi da fare, tanti approfondimenti, ci portano proprio nel vivo dell'azione. Questa qua è il pozzetto di Apivia, la barca che è leader. Charlie Dalin è in testa alla corsa, anche con un vantaggio che sta aumentando. Molti dicono che sarà una prova di forza proprio il passaggio della prossima tempesta per Charlie Dalin. 200 miglia di vantaggio sul secondo, che è Linked Out, Thomas Surayan. Eccolo qua, Charlie Dalin. Avete visto la cabina di Apivia, il pozzetto che sembra una cabina. Oceano Indiano inferocito, ma che è stato teatro di un'altra delle cose che sono successe negli ultimi giorni. Il recupero da parte di una nave della Marina Militare francese di Kevin Escoffier, lo skipper di PRB, la barca che è affondata, che era stato salvato da Jean Le Cam. Una nave, si sono incontrati in pieno Oceano Indiano, un rendezvous incredibile, la grande nave da guerra, un gommone che è sceso con dei marinai, e il saluto di Kevin Escoffier, che è stato 5 giorni a bordo, qui insiste, guardate, per dargli la mano. Lui, Jean Le Cam, sta riprendendo con la telecamera, lo perde per un attimo, dice un bacio, però diamocelo, al di là e in barba a tutti, diciamo, i restringimenti del Covid. Poi Kevin si butta in mare, sale sul gommone, andrà sulla barca, e Jean Le Cam resta solo nuovamente. La sua barca, tutto sommato, Yes We Cam, nome profetico e anche barca eccellente, ancora terzo in classifica, pensate, senza foil, eccolo qui, solitario che se ne va. Lui tra l'altro farà una piccola dichiarazione, dice eccolo qua, sono un po' triste, ma insomma le cose stanno così, e ricomincia. E questa invece è la poppa di Prismian Group, del nostro Giancarlo Pedote, che è sempre nella top 10. Grande prudenza, grande concentrazione, il grande marinaio che incontra per la prima volta queste condizioni. E dunque diamo il via a questa bella puntata di Solo con altri 2 ospiti importanti. Il primo ospite di questa puntata di Solo è Gaetano Mura. Ciao Gaetano, ti salutiamo. È un ospite importante perché è uno dei nostri navigatori più conosciuti, al di là delle imprese. Intanto nasce a Cala Gonone, che insomma, per chi non la conosce, è un posto pazzesco dove nasce non solo Gaetano, ma anche la sua proverbiale simbiosi con il mare, perché questo poi è un po' Gaetano Mura. Poi però Gaetano è anche un velista, oltre ad aver lavorato sul mare da sempre. Insomma, Gaetano, ovviamente non possiamo dire tutto, però Mini Transat 2009, da cui è stato tratto anche un documentario che ha vinto dei premi, perché tu, diciamolo subito, sei anche oltre ad essere un velista, sei anche un po' un marinaio capace di comunicare il mare in un certo modo. Poi passi subito, 2 anni dopo, dal 2011 sul Class 40, con un tuo Class 40, e nel 2012 con questo Class 40 fai tante regate, tra cui la Jacques Vabre con Saint Manoir, e poi nel 2016 il grande sogno che si materializza, questo giro del mondo senza scalo, in solitario, senza assistenza, con questo Class 40 che nel frattempo si chiama Italia, partendo da Cagliari il 15 ottobre del 2016, finisce in Australia, quindi dopo tutto l'Atlantico, dopo il passaggio di Capo di Buona Speranza, dopo tutto l'Oceano Indiano, un l'urto con un oggetto, l'avaria, e quindi insomma, come sappiamo, il tuo ritiro a Fremantle in Australia. La prima cosa te la chiedo a te su questa regata, sul Van de Globe: quanto è un'ossessione, un obiettivo, un progetto per una carriera di un velista? Quanto è veramente un sogno da raggiungere per tanti velisti, e quanto lo è stato o lo è ancora anche per te, Gaetano Mura? Per me tanto, soprattutto in questa occasione, quando tutti i giorni sei lì più volte al giorno e anche alla notte a seguirlo, insomma, ti fa chiaramente ritornare la voglia forte e quindi rimane un'ossessione. L'Oceano Indiano, il Grande Sud, questo protagonista di questi giorni, perché le barche, ormai più di metà flotta, ha passato il Capo di Buona Speranza. Tu, in quel famoso 2016 che abbiamo raccontato, hai passato il Capo di Buona Speranza e sei entrato in questa porta del Grande Sud, come stiamo raccontando in questi giorni, ha fatto il nostro Giancarlo Pedote.
Cosa significa per un velista che poi ne ha fatte tante, ha fatto le traversate, eccetera, aprire quella porta del sud, degli oceani del sud, lungo la rotta dei ghiacci? Cos'è veramente? Cosa cambia? Cosa si scopre? Intanto voglio dire che, a proposito di romanticismo, non è che perché la fai da avventuriero la fai in modo romantico. A volte ha poco di romantico, no? Un po' per tutti. È un ingaggio per ognuno è diverso. È come ad arrampicare. Uno fa il 6A, l'altro il 7A, l'altro l'8A, ma tutti stanno davanti al loro grado di difficoltà. Quindi l'ingaggio è uguale per tutti. Gli oceani del sud, quando ti sei preparato per fare una cosa del genere, comunque ne hai parlato con chi lo ha fatto, hai sempre letto, e se è un sogno, che un tarlo, che nel mio caso che io ho sempre avuto, e sai anche che per quanto tu lo possa immaginare non sarà mai come quando poi lo vedrai. Effettivamente è così, cioè a un certo punto è anche brutale, soprattutto l'oceano indiano, perché comunque lo stiamo vedendo, spesso l'onda è disordinata, caotica, poi insomma c'è una depressione dietro l'altra, si entra veramente nel vivo del soggetto, come dicono i francesi. Quindi è allo stesso tempo un luogo incredibilmente affascinante, può essere molto molto duro. Il fascino dell'inospitale, in qualche modo potremmo dire. Sappiamo che tu hai qualcosa un po' anche di provocatorio da dire, naturalmente sono commenti, approfondimenti su un evento così importante, che dura 3 mesi e che è così importante per la vela, visto che insomma dopo l'America's Cup, le Olimpiadi del mondo, il Van de Globe è davvero la regata di riferimento. Il tuo parere su diciamo l'estremizzazione progettuale e concettuale di certi aspetti delle barche attuali del Van de Globe, soprattutto l'utilizzo dei foil, e un po' il concetto del rapporto tra rischi e benefici? Ma sarò un po' coraggioso, anche perché non è che sono titolato per esprimermi sui foil, visto che sui foil non ci ho nemmeno navigato. Quindi io penso che gli Mocha 60 con i foil non siano dei monoscafi, ma siano dei multiscafi, dei trimarani a tutti gli effetti. Cioè uno scafo centrale, due bracci, una che crea portanza, esattamente come un trimarano. Che non è galleggiante come quella del trimarano, ma comunque l'effetto è lo stesso. Non solo il raddrizzamento, così come nei trimarani, lo fa sia il foil immerso nell'acqua che quello sopravvento, perché comunque mi pare che siano lunghi anche 5 metri, mi pesano 300 kg, quindi insomma il raddrizzamento è importante anche per quello sopravvento. Quindi è uguale, è un multiscafo a tutti gli effetti, come prima cosa, quindi non un monoscafo, secondo me. E io poi credo che non siano barche, né quelli, diciamo, di vecchia generazione, che se vecchi non sono, né negli ultimi, non siano barche adatte per fare il giro del mondo, cioè per navigare a quelle latitudini. Il range è piccolo, non ci sono molto spesso, come vediamo anche qua, le condizioni perché possano veramente esprimersi in tutto il loro potenziale. Infatti vediamo che molti dei leader che hanno le barche più estreme hanno detto che praticano di fatto un freno, cioè loro in realtà dicono stiamo cercando di depotenziare le barche per non fare danni. Sì, ma per me la cosa più importante è un'altra, cioè perché secondo me non sono barche adatte a navigare, a fare il giro del mondo, soprattutto perché sono le nuove tecnologie in tutti i campi, hanno necessità sempre di essere testate, all'inizio si rompe, poi piano piano, finché poi ovviamente non si mettono a punto. Questo è successo, però bisogna essere anche capaci anche di tornare indietro, la scienza lo fa, no? Per esempio, no? Anche in medicina, uno si pensa che quella cura vada bene, poi non va bene, bisogna tornare indietro. Pensa, mi viene in mente le minigonne nella Formula 1, no? E facevano andare le macchine più veloci, facevano l'effetto ventosa, poi però le hanno eliminate perché erano pericolosissime. Ecco qua, io credo che c'è un fattore non controllabile, che è quello degli UFO, degli oggetti non galleggianti, che poi si pensa che siano sempre spazzatura, rumenta, ma non sempre, che spesso sono tronchi di legno, tronchi d'albero, adesso anche col cambio climatico, con l'aumento degli alluvioni, ce n'è sempre di più. Il problema è che se questo è già un grosso pericolo per le barche che comunque planano a una certa velocità, ma sono immerse in acqua, ovviamente questo con l'aumentare della velocità i rischi crescono, però diciamo che le parti più vulnerabili per lo scafo immerso rimangono le appendici, i timoni, la chiglia, le rivedrite, ma l'integrità dello scafo, gli scafi sono sempre rimasti, almeno per quella causa, più o meno interi. Invece una barca, secondo me, che vola, che è sospesa dalla, tu pensa a una bombola del gas, presa a una certa velocità, già per una presa con la barca sollevata può sfondare lo scafo, quindi anche per questo diventano molto molto più pericolosi. Ormai è appurato che
una campagna Van de Globe, un Imoca 60 con i foil è nettamente superiore a un Imoca 60 no foil. Questa è la loro idea, io infatti tu mi hai chiesto la mia umile idea è questa, che non vadano bene per fare, bisogna anche vedere i costi-benefici, no? Al Van de Globe, cioè, non so, da Mien Seguin per esempio non hai foil, comunque va forte lì davanti, cioè non è che siano differenze abissali, forse perché poi alla fine le condizioni, ripeto, veramente da foil nel giro del mondo probabilmente ci sono poco. E poi ci sono anche altre cose comunque da tenere in considerazione, che questo è vero che è valido anche per le altre barche, però alla fine a proposito di costi benefici non solamente si parla di costi economici, inquinamento, comunque queste barche che poi rimangono lì, oltre che se tu immagini a carbonio, vele, eccetera, la barca che rimane lì in mare, poi sono anche loro stesse UFO, diventano anche oggetti, perché possono rimanere i pezzi che galleggiano, possono rimanere anni, basta, guarda la barca di Thompson lì che è stata ritrovata quanto tempo dopo, tu dirai questo indipendentemente dai fogli, perché questo succede ovviamente, però i rischi crescono comunque, partire per una regata dove già si sa che il 50% della flotta non arriverà, mi sembra veramente enorme. Senti, questo da un punto di vista pratico, Gaetano Mura come lo tradurrebbe, cioè come potrebbe il Van de Globe frenare questa corsa che tu giudichi eccessiva e quindi in qualche modo ripensare se stesso? Ma a me per esempio sembra che invece alla fine ci sono tantissime avarie ricorrenti, no? Che sono per esempio le hook, piloti, poi i piloti automatici, i circuiti oleodinamici delle chiglie, anche una roba che sempre si rompono. Cioè, io invece credo che esistano le tecnologie anche per far sì che questi funzionino, no? Cioè, sull'aereo i flap non è che oggi si aprono, funzionano. Il fatto è che chiaramente bisogna, sempre per questioni ovviamente di peso, come sappiamo, bisogna estremizzare tutto e quindi rimangono tutte queste avarie, però alla fine, ripeto, sono troppe secondo me, si potrebbe lavorare molto di più su tutti questi aspetti e rendere le barche più affidabili, anche con la tecnologia, si testano su queste barche, sì, come così come nella Coppa America, si testano tante tecnologie che poi vengono applicate anche alla grande serie, quindi è affascinante anche per questo. Io no, io non sono per la monotipia, per quanto sia interessantissimo, sarebbe bellissimo vederle anche le barche monotipo correre, però bisogna essere anche capaci di tornare indietro quando una cosa, ripeto, costi benefici, perché poi magari qualcuno arriva anche, però le probabilità qui sembrano catastrofiche, no? Certo. Come vedi, perché gli oggetti che galleggiano, il mare è pieno e lo sarà sempre di più, legato anche all'inquinamento, al fatto al riscaldamento terrestre, alle gli alluvioni che sono sempre più frequenti, gli tsunami, quindi certo. In mare c'è di tutto, dai fiumi sempre più inquinati. La vela oceanica deve fare i conti con questo tipo di evoluzione o di involuzione, quindi diciamo in qualche modo metterla nel conto e trovare e correre ai ripari da questo punto di vista qui. Cioè questo è un, non so, magari ecco parlavamo prima di poter lavorare su altre cose, per esempio anche l'anticollisione, cioè i sonar, magari sviluppare più queste cose, però perché questa è un dato di fatto, certo. Cioè ormai si sa, ormai devi partire con la consapevolezza che a parte, perché sennò è una gara a culo, no? A eliminazione, capito? Cioè ti è andata bene, sei arrivato, però e come vedi tutti i più bravi, i più forti, quelli con budget, e alla fine a parte i due che ancora zoppica e l'altro sta davanti, comunque alla fine gli altri sono tutti fuori gioco, no? Quindi questa la dice lunga. Thompson, Simon, certamente. Senti Gaetano, in conclusione l'ultima domanda, i tuoi programmi futuri? Questa è una domanda da $1 milione, è difficile perché adesso è un momento che chiaramente è difficile per tutti, no? Le idee non mancano, i progetti anche, insomma anche la voglia di fare, solo che il momento Covid che dove non ti puoi neanche muovere rende le cose veramente in salita, ma comunque non bisogna demordere, è comunque stimolante. Il Van de Globe per esempio oggi può essere un'idea di appunto di recuperare una barca datata e sognare di poterci andare. Quindi è una delle mie idee. Abbiamo già qualcuno di questi progetti che ti riguardano. Allora, Gaetano, ti ringraziamo e ti aspettiamo ancora ospite in qualche puntata magari di solo. Grazie e buonasera. Ciao Fabio, ciao. Adesso abbiamo un nuovo ospite di questa puntata di solo e diamo il benvenuto a Filippo Nembrini,
che è il brand manager per l'Italia del marchio di alta orologeria Ulisse Nardin. Ciao Filippo. Ciao Fabio, grazie dell'invito. Allora, Ulisse Nardin è l'orologio ufficiale, l'official timekeeper del Van de Globe. Lo vediamo in alto a destra su tutti i video di aggiornamento, lo vediamo nella cartografia. Cosa significa per Ulisse Nardin essere il misuratore di un'unità di misura così importante per una regata intorno al mondo come il tempo? Beh, assolutamente, questa non è una competizione come le altre, è per persone che non dubitano di loro stesse ed è una vera sfida sono dei veri Ulisse, insomma, è un'odissea vera, perché avendo poi avuto contatto anche con alcuni di questi skipper, so che cosa significa passare a chi va bene 75 giorni, a chi va male 140, in condizioni veramente estreme. La filosofia di Ulisse Nardin è un po' l'esplorazione dell'estremo dal punto di vista dell'innovazione, del design, della tecnologia, dell'utilizzo di nuovi materiali all'interno di un mondo molto classico come quello dell'orologeria, e quindi molto bene si va a sposare con questo tipo di esplorazione degli estremi che vivono questi 33 skipper. Molte delle imbarcazioni che partecipano al Van de Globe adesso prenderanno anche una serie di dati sullo stato di salute degli oceani, e questa è una cosa che sta molto a cuore a Ulisse Nardin, perché ha un fortissimo legame con il mare. È vero, e aggiungo anche che oltre a questi valori, che sono un po' anche nel nome se vogliamo, perché Ulisse Nardin, quindi l'avventura, la scoperta, e tradotti anche nella ricerca e nell'innovazione tecnologica, oltre che nella regata ci sono 33 skipper, voi seguite tutta la regata come official timekeeper, però avete tre testimonial tra i 33 skipper, che sono tre storie molto particolari e anche unite da un filo rosso in qualche modo. Uno è Sébastien Destremaux, francese australiano, lo conosciamo tutti, un grande comunicatore, un grande divulgatore dei valori della vela, e al suo secondo giro del mondo in solitario ci ha messo 128 giorni nel precedente. Non è uno che lo fa per vincere, non ha una velleità sportive, ma proprio per il racconto, in questo senso è molto prezioso, pur essendo uno che ha fatto 5 Coppa Americhe, insomma, ha vinto una Sydney Hobart, eccetera. E tu sei stato anche a bordo con Sébastien, ha dato il nome alla sua barca Grazie, che insomma è già, c'è un messaggio in quel nome. Merci. Il messaggio è proprio la gratitudine, uno di essere riuscito a sopravvivere alla prima Van de Globe, credo, e il secondo è un po' un messaggio di gratitudine alla terra. Sébastien è un personaggio, come dicevi tu, eccezionale. Io ho avuto la fortuna di navigare su Mercy a settembre del 2019, quando era ancora un po' in preparazione, di fare anche un paio di bordi per rientrare verso il porto, e lui è un personaggio veramente eccezionale. Lui, come anche citavi Dutroux e la Barrière, abbiamo scelto questi tre personaggi per tre motivi diversi. Dutroux perché è partner di Water Family, che è un programma di scolarizzazione di bambini e adolescenti alla salvaguardia e al rispetto dell'acqua, che è un elemento fondamentale della vita sulla terra. Noi stessi siamo fatti in maggior parte di acqua. Per quanto riguarda la Barrière, stesso discorso. Alexia ha un'associazione che si chiama For My Planet Kids, per sensibilizzare i bambini sulle sorti del pianeta. E poi Sébastien, perché Sébastien, lui io lo adoro, potrebbe fare l'attore. Credo che abbia anche in ballo sul suo libro Solo Monde, che racconta la prima avventura alla Van de Globe, uno spettacolo teatrale. Ho avuto la fortuna di assistere per un'ora a un suo speech e pendevo dalle sue. Mi sono messo a piangere alla fine, mi sono commosso. Straordinario, è stato tra i primi, diciamo, influencer, quello che ha un po' aperto la strada ai social, alla comunicazione della vela, a rendere un po' più volgare, semplice, a disposizione di tutti la vela, la grande, grandissima vela, dalla Coppa America alla vela oceanica. Hai citato dei temi, The Water Family, For My Planet, la sostenibilità è un po' un tema che è molto presente anche nella comunicazione, no, tra i valori di Ulisse Nardin. Assolutamente sì. Innanzitutto il legame con l'oceano forte esiste da sempre, perché l'intuizione forte, il grande successo del laboratorio di Ulisse Nardin fu nel 1864 quello di dedicarsi a un nuovo mercato emergente, che era quello della navigazione. Si dedicò alla creazione di cronometri marini e fu il primo a raggiungere una precisione al mezzo secondo. Questo cosa significa? Che all'equatore, se tu sbagli rotta ogni secondo, significa 463 metri fuori rotta al punto d'arrivo. È un po' quello che è successo, credo, a Cristoforo Colombo quando doveva andare in India e finito in America. Fu fornitore ufficiale di cronometri marini per oltre 50 imbarcazioni mercantili nel 62, poi divenne il fornitore ufficiale delle marine degli ammiragliati russi e giapponesi.
La sostenibilità, dicevamo, il mare è fondamentale nel DNA di Ulis Nardin. Abbiamo creato e lanciato proprio in occasione della partenza della Vendée Globe di quest'anno un orologio che si chiama NET, interamente riciclato sia nel cinturino che negli elementi della cassa, realizzati con materiali di recupero di rete da pesca recuperate dal fondale. Queste sono, rappresentano il 10% dell'inquinamento plastico dei fondali marini di tutti gli oceani. Poi sicuramente la serie di cinturini riciclati sempre da reti da pesca sono un altro punto, ma il programma di prevenzione e di studio degli squali, delle ventresche, con questo sistema di andare giù in apnea e imbragare tipo lazzo lo squalo alle pinne laterali con questa sonda che poi lo seguirà per 2 giorni finché il laccio si rilascia da solo e la sonda viene a galla. Insomma, una serie di impegni sugli squali, sull'ambiente e anche sul riscaldamento globale con Copland, che è un grandissimo fotografo ed esploratore dei poli, per sensibilizzare sullo scioglimento dei ghiacci. Però io so che c'è anche un vostro orologio che addirittura si chiama come uno dei grandi capi, il terrore dei marinai, il capo Horn. È vero questo? Guarda, direi che è abbastanza vero perché ce l'ho addosso. E tra questo... un paio di settimane passeranno proprio a capo Horn i grandi navigatori del Vendée Globe. E devo dire che sicuramente il Cape Horn è questo, vedi, con un cinturino in tessuto velico, un 44 mm diver, edizione limitata a 300 pezzi, e non so se riesco a mostrartelo bene, sul fondello c'è la rotta del Vendée Globe incisa. Beh, è giusto che sia edizione limitata, perché anche passare a Cape Horn non è per tutti, è per pochi, diciamo. Assolutamente, è un po' il punto in cui tiri il fiato, mi diceva D'Estremo, quando arrivi lì dici... sono sopravvissuto al pezzo più difficile, probabilmente arriverò. Tra l'altro, se posso rubare un altro secondo, la cosa divertente di Sébastien, che è un personaggio molto avventuroso come tutti i suoi colleghi, adora stare sulla sua barca fuori dall'acqua, ma ha il terrore totale di andare in acqua. Sì, è un aneddoto incredibile su un personaggio... altrettanto incredibile come assolutamente. Senti, ti salutiamo dandoti poi appuntamento magari a partecipare ad altre puntate molto volentieri, perché è un rapporto che va al di là della sponsorizzazione, questo tra Sely e Ulis Nardin. Ti coinvolgo un po' anche come velista, come appassionato. Devo dire che però sono stato un marinaio d'acqua dolce soprattutto perché ero iscritto al club velico, al Verbano Yacht Club, e da bambino ho fatto la gavetta con Optimist, poi sul laser, qualcosina 420, fino ad arrivare a divertirmi con un amico, con l'Obiket. Proprio col mare un forte rapporto, sia sopra che sotto l'acqua. Benissimo, allora Filippo, grazie ancora, buon lavoro. Grazie a te Fabio. Milano, speriamo di vederci alle Sable d'Olonne all'arrivo magari di Giancarlo Pedote o all'arrivo comunque del vincitore di questo Giro del Mondo. Ti auguriamo buon lavoro, appuntamento a un'altra puntata di Solo. Grazie mille, ciao, buon lavoro.